gentili telespettatori, bentrovati per questo nuovo appuntamento con Ascom Belluno Notizie, il quindicinale di approfondimento di Confcommercio Imprese per l'Italia a Belluno. Sono diversi i servizi che vi proporremo in questa puntata. Per cominciare andiamo a Lamosano di Chies dal Pago, dove andremo a scoprire il lavoro, l'attività, l'importanza di quattro generazioni, le quattro generazioni del bar edicola al Tabacchino. Vediamo. C'è un piccolo grande record in ambito commerciale a Lamosano di Chies dal Pago, è quello rappresentato dal bar Al Tabacchin, un bar che è anche edicola, rivendita di sigarette, valori bollati ed altro. Perché record? Perché si tratta di un'azienda che è nata negli anni 20 e che ora vede protagonista la quarta generazione. Una piccola grande storia di imprenditoria familiare che ci è raccontata in sintesi da Elisa De Battista, pronipote di Silvestro, colui che diede avvio al tutto. Beh, all'inizio non eravamo neanche in questo edificio qua, eravamo in piazza e c'era solo il tabacchino e poi il sale, perché sali e tabacchi. Poi hanno comprato la casa qua e hanno portato tutto fuori e da là è iniziato, hanno preso i giornali, l'edicola, quindi il bar, e noi siamo andati avanti. Quando sono subentrata io abbiamo preso anche il lotto. Per quanto riguarda l'attività dei primi tempi, c'è anche una piccola curiosità. Al tabacchino, infatti, si poteva anche fare benzina. Noi avevamo anche una piccola pompa di benzina di fuori, che ora è stata tolta, però appunto c'era anche un piccolo distributore del paese. Negli ultimi tempi, al tabacchino di Lamosano c'è anche la possibilità di degustare vini particolari. Questo grazie al dinamismo e alla passione di Elisa De Battista. Sì, io sono sommelier dal 2000 più o meno, che ho fatto i corsi con l'AIS appunto, e sì, è una passione mia e anche di mia sorella, che lei però non lavora nel bar, e la passione di vini, provo a far conoscere i vini anche qua nel nostro piccolo paese, vedo, ho anche riscontro con i signori anziani e sono contenta. Un'ultima domanda, Elisa, come vede il futuro della sua attività? Spero sempre che continui così il lavoro, anche perché in un piccolo paese come il nostro si vive benissimo e c'è sempre gente, per fortuna, non è un bar che va a mode, diciamo, c'è sempre, poi abbiamo appunto la fortuna che chi viene qua si prende le sigarette, beve il caffè o magari prende il giornale, quindi non conosciamo la crisi, tra virgolette. Io sono contenta, spero che sempre vada avanti così e mi piace il mio paese, a me piace il mio lavoro, quindi. Al Tabacchin è una realtà economica importante che riveste anche una funzione sociale all'interno della comunità di Lamosano e più in generale a quella di Chies dal Pago. A questo proposito abbiamo sentito proprio il sindaco di Chies, Gianluca Dal Borgo. E come amministrazione facciamo i complimenti all'attività del bar Tabacchin, perché mantiene viva la nostra comunità e la piazza di Lamosano dove c'è il municipio. E sempre di più i nostri locali dovranno essere multifunzionali per dare risposte maggiori ai cittadini e all'utenza, e come amministrazione insieme con tutti i commercianti stiamo anche lavorando per migliorare nell'ospitalità e nell'accoglienza di chi entra nei nostri locali. Ricordo che Chies dal Pago attualmente ha 10 attività tra bar e agriturismi, abbiamo 5 alimentari e ci saranno sorprese anche in futuro, perché aprirà fra alcuni giorni una estetista e una parrucchiera sempre qui nella piazza di Lamosano. Ci sarà anche un'attività commerciale ad uso artigianale che aprirà sempre in questa piazza, e qualche ragazzo è intenzionato ad aprire anche il vecchio rifugio Mont per andare verso Magaccate e Pianformosa. Quindi stanno aumentando le attività, perché se contiamo le attività che sono in questo piccolo comune di 1400 anime sono oltre 22 attività, quindi è un bel segno di speranza che possiamo continuare a vivere ancora nei nostri territori. Essere imprenditori è una sfida continua. Affrontala con la squadra giusta. Scegli Confcommercio Imprese per l'Italia. Con i nostri servizi, la tua impresa riparte con una marcia in più.
Rimaniamo in comune di Chies d'Alpago per un approfondimento con Paolo Zanoni, il coordinatore degli europei di mountain bike che si sono svolti lo scorso luglio proprio alla Mosano. Un evento sportivo sì, ma con importanti ricadute in ambito economico, e proprio il rapporto tra sport ed economia sarà anche il tema di approfondimenti che vedremo nei prossimi numeri del magazine di Confcommercio Belluno in distribuzione a tutti gli associati. Vediamo intanto il servizio. Eravamo circa in 300, non eravamo tutti, quindi dà comunque l'idea della mole di lavoro, della mole di materiale umano impiegato in questo evento. Sì, il bilancio, tra l'altro abbiamo voluto anche condividere con loro questi numeri, insomma, che dal punto di vista organizzativo sono stati da record, ricordiamo 33 paesi ospitati, più di 800 tra atleti e accompagnatori eccetera, per cui numeri veramente importanti e un'organizzazione, diciamo, a livello, oserei dire, da mondiale, ecco, con commenti positivi da tutte le parti, dagli atleti alle aziende, ai giornalisti eccetera, quindi sicuramente un evento positivo. Sotto l'aspetto economico, l'ho ricordato prima, i dati che abbiamo noi certi sono i quasi 800 atleti e accompagnatori che si sono comunque fermati una media di 4-5 giorni nel nostro territorio, non solo in Alpago ovviamente, quindi dà l'idea, insomma, dell'importanza del ritorno e del rientro economico per il nostro territorio, per le nostre aziende. Ovviamente a questo vanno aggiunti giornalisti, aziende, pubblico, del quale ovviamente un numero preciso non abbiamo, ma fanno migliaia e migliaia di persone che sono passate in Alpago in quei giorni, quindi insomma un evento che ha dato un riscontro sicuramente positivo dal lato economico. Diciamo che noi ci siamo anche a livello preparatorio durante, insomma, i mesi precedenti, abbiamo voluto coinvolgere ulteriormente le aziende, gli operatori commerciali, con un'iniziativa, la Bike Fantastic Card, che abbiamo distribuito, insomma un'iniziativa che dava, con questa card davamo la possibilità di avere grazie comunque a degli operatori convenzionati, davamo la possibilità di avere delle convenzioni, degli sconti su acquisti fatti durante appunto il mese precedente l'evento. Questo grazie alla collaborazione della Confcommercio di Belluno, che ringraziamo ovviamente, e ha dato quindi un'ulteriore spinta e un'ulteriore preparazione a questo evento, insomma, che abbiamo voluto calare proprio nel territorio perché sia proprio un evento, perché fosse un evento proprio del nostro territorio, insomma. Si avvicina l'inverno, si avvicina il periodo natalizio e con esso anche il grande lavoro e importante lavoro dei fornai. Siamo andati a trovare William Daroit, fornaio alla Valle Agordina, per farci spiegare come cambia per loro in questo periodo appunto il lavoro e quali sono i segreti del panettone artigianale. Vediamo. Ecco, abbiamo appena sfornato un panettone artigianale che si differenzia molto dal panettone industriale che si trova comunemente in giro per i supermercati, anche per la irregolarità della sua forma. Questi panettoni vengono fatti tutti a mano, quindi in modo molto accurato e con molta dedizione da parte dei fornai, in questo caso, con ingredienti assolutamente freschi e genuini e naturali. È proprio la caratteristica della freschezza che lo rende unico ed inimitabile, secondo me. È un panettone artigianale creato qui in provincia di Belluno dai panificatori specialisti in questo tipo di dolci, e viene praticamente formato in 30 ore di lavorazione. 30 ore sono lunghe, però con il lievito naturale, con il lievito madre che dà appunto una lentezza nella fase di lavorazione iniziale, nella lievitazione poi, credo dia proprio questo valore aggiunto in più rispetto a un prodotto normale. In provincia di Belluno siamo ormai arrivati anche a numeri molto importanti per quanto riguarda questo dolce tipico natalizio. Negli ultimi anni si è proprio sviluppato un mondo che si rivitalizza da parte proprio del fornaio in questo periodo a ridosso del Natale.
il fornaio, il panettiere vede però appunto un aumentare del lavoro, un'intensificazione della sua giornata lavorativa, appunto perché deve inserire il prodotto panettone nell'arco della giornata dove si deve fare anche il pane, si devono fare naturalmente altre cose per non lasciare sguarnito il panificio. Quindi il panettone viene inserito nella lavorazione, dicevo prima 30 ore di lavorazione, perché dalla prima miscelazione degli ingredienti con la massima cura vengono scelti e miscelati normalmente con un preimpasto serale. Poi c'è una lunghissima lievitazione notturna dove bisogna tenere sotto controllo appunto la maturazione dell'impasto. Poi al mattino presto si rimette tutto in una grande impastatrice dove viene aggiunto ancora dello zucchero, un burro freschissimo e un ingrediente caratterizzante che può essere l'uvetta, il cioccolato o i canditi ad esempio per il panettone tradizionale. Poi un altro lungo impasto, un impasto abbastanza lungo che permette di avere quasi il prodotto finito. Finito però ancora crudo, viene messo nei pirottini caratteristici di cartone, un'altra lievitazione lunghissima, poi la cottura, circa 45 minuti di cottura per un panettone così di 700 grammi, vengono sfornati, 12 ore grosso modo è il periodo di raffreddamento per avere un panettone perfetto per poi il confezionamento finale. Di solito il confezionamento viene fatto con un prodotto semplice, senza un cellophane, qualcosa di che lo renda visibile al cliente, senza molte coperture, che secondo me è proprio il modo ideale per presentare questo nostro panettone. Essere imprenditori è una sfida continua. Affrontala con la squadra giusta. Scegli Confcommercio Imprese per l'Italia. Con i nostri servizi, la tua impresa riparte con una marcia in più. Sono stati 14 partecipanti, tutti di aziende associate a Confcommercio Belluno e aderenti all'ente bilaterale, al corso per barman proposto a Belluno da Ascom Formazione. Le due giornate di formazione hanno fornito agli allievi i consigli e suggerimenti sulla preparazione di drink e cocktail internazionali, approfondendo con attività pratiche e one-to-one le tecniche di miscelazione. Il percorso formativo, realizzato in sinergia con la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, proporrà altre iniziative a fine mese, ad Agordo e a Feltre. Per saperne di più si può consultare il sito www.formazione.ascombelluno.it. Domenica 22 novembre a Villa Pad di Sedico ci sarà il momento conclusivo delle celebrazioni per il 70° di fondazione di Confcommercio. Nell'occasione verranno premiati anche i maestri del commercio, a promuovere l'iniziativa 50 e più, associazione del sistema Confcommercio, nata per la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale del senior del commercio, che dopo una vita dedicata alla propria attività vogliono ancora sentirsi propositivi e vitali. L'inizio della giornata è previsto per le ore 10. Interverranno tra gli altri il presidente di Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni, e il presidente di 50 e più Belluno, Giuseppe Benozzi. Dopo l'incontro del 17 novembre a Belluno saranno altri tre gli incontri che Confcommercio Belluno e Ascom Servizi Belluno proporranno per rispondere all'esigenza dei datori di lavoro di conoscere gli ultimi 4 decreti attuativi della legge 183/14, meglio conosciuta come Jobs Act, che integrano quelli già entrati in vigore a giugno di quest'anno e che vanno a riguardare da vicino la vita delle nostre imprese. Il 24 novembre è previsto un incontro a Pieve di Cadore, il 26 novembre a Feltre, il 1 dicembre ad Alleghe. Per tutti i dettagli si può consultare il sito www.ascombelluno.it.
Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata. Grazie per averci seguito. Ascombelluno Notizie ritorna tra 15 giorni. Arrivederci.